Buongiorno a tutti, in diretta dal Partenio Lombardi. Buongiorno mister Braglia. Buongiorno. Buongiorno mister, presentiamo Avellino Picerno, un'altra squadra come la Fidelissandria che si ritrova ad affrontare l'Avellino con il cambio di allenatore. Allora le chiedo di presentarla e quali sono le insidie di questa partita. Abbiamo visto qualche partita di loro con l'allenatore precedente. Non abbiamo idea di quello che troviamo domani come modulo, come cosa, anche perché non abbiamo avuto notizie, non abbiamo niente. Prima hanno vinto delle partite fuori casa importanti a Torre del Greco e a Castellammare, una squadra pericolosa. Abbiamo visto la partita di Castellammare, una squadra tosta, una squadra che giocava bene a calcio, con qualità. Ma questo è un campionato che ogni gara ti può riservare delle sorprese, speriamo per gli altri. Questo, noi dobbiamo fare una partita sopra le righe se la vogliamo portare a casa, dobbiamo essere attenti, giudiziosi, cattivi, determinati, quello che ci vuole per vincere le partite. Se pensiamo altre cose sbagliamo, facciamo un errore gravissimo, perciò vediamo anche a livello di maturità che maturità abbiamo, perché abbiamo giocatori importanti che devono essere bravi anche loro a far capire agli altri che tipo di importanza ha per noi questa gara. Buongiorno mister. Buongiorno. Giustamente le sue analisi, le sue considerazioni sono sagge. E un avversario tosto, come diceva, ma io penso anche che servirà continuità di risultati e soprattutto di convinzione della sua squadra, anche perché se vogliamo vedere oltre il naso, che poi non è tanto lontano, abbiamo subito dopo Turris e Bari, quindi necessita sicuramente una prova di grande maturità contro il Picerno domani. Ma io oltre il mio naso non vado e mi fermo alla gara col Picerno, perché per noi è determinante quella. Delle altre che poi arriveranno le affronteremo nel modo più giusto per noi al momento. Noi domani abbiamo una partita troppo importante per poterla sbagliare. Perciò io mi auguro che i ragazzi siano così intelligenti come lo sono sempre stati e si preparino bene, perché sarà una battaglia. Ho letto le dichiarazioni di Colucci, che chiaramente è giusto che vogliano sperare tutti di fare la partita per ottenere dei punti, è chiaro che lo vogliamo anche noi. Tutto qui. Buongiorno mister. Buongiorno. Per quanto riguarda il modulo, credo che non ci siano variazioni in vista. Per gli uomini invece, lei dopo la partita di Messina disse: stiamo dando fiducia a Mikoski, ne possiamo dare ancora per qualche partita, poi bisognerebbe trovare nel caso in cui un'altra soluzione. Siamo già arrivati a quel punto oppure conferma che si dà fiducia a Mikoski ancora per un po'? No, domani gioca Mikoski. Okay. Io non ho dubbi. Mikoski è un ragazzo che deve crescere, lo sa lui, lo sappiamo noi, ma non è il momento, lui deve sentire la fiducia nostra, perché la fiducia nostra lui ce l'ha, si prepari bene e faccia una grande partita come è nelle sue corde. Tutto qui. Mister, salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Proprio a proposito di sistema di gioco, lei ricorderà un paio di mesi fa io le posi proprio il quesito per sfruttare al massimo, diciamo, le potenzialità di questa rosa, degli elementi a sua disposizione, le posi proprio il quesito del 4-2-3-1 proprio per dare modo a questi tre trequartisti di giocare insieme. Lei disse appunto c'è Mikoski che parte da dietro e quindi insomma bisogna vedere anche il centrocampo, la linea mediana, se riesce a supportare questo sistema, perché ovviamente il problema, lo scopo principale è sempre l'equilibrio tattico tra le due fasi. A me pare che perlomeno anche guardando insomma Taranto ma anche Messina questo equilibrio si sia trovato, e sorprendentemente le faccio l'esempio, il nome di un calciatore che lei probabilmente, insomma, le voglio dare atto che lo ha riconvertito a mediano, parlo di D'Angelo, perché D'Angelo insomma è una mezzala, sappiamo che si inserisce, è chiaramente dotato, e invece a centrocampo sta dando abbastanza equilibrio, diciamo. No, ma io non ho riconvertito nessuno, D'Angelo giocava così, D'Angelo è l'ultima... Prima di venire qua D'Angelo giocava così, giocava a due nel Potenza.
perciò io sto solo sfruttando. Capito, l'anno scorso erano altri giocatori, altre situazioni, gli si chiedeva altre cose. Non penso che un giocatore, noi l'importanza del giocatore lo vedi nel contesto della squadra, non lo vedi a livello personale. A me del livello personale mi interessa poco. Lui, se abbiamo preso una strada, è chiaro che noi abbiamo bisogno di due persone che stanno lì davanti, che lottino, che ci diano equilibrio, che proteggano i nostri difensori centrali soprattutto, e che non vengano mai lasciati soli dagli esterni, perché sia Mikoski che Di Gaudio poi stringano il campo a seconda di dove è la palla. Questo è poco, ma sicuro. Noi in questo momento stiamo facendo discretamente, perciò andiamo avanti per la nostra strada. Secondo me era un peccato non provarci avendo a disposizione questi giocatori. Tra le altre cose è un modulo che ho già fatto tante altre volte. Cerchiamo di sfruttare il meglio che abbiamo, cerchiamo di capire bene quello che possiamo fare per crescere ulteriormente. Stiamo cercando di lavorare, cerchiamo di migliorarci giorno per giorno, tutto qui. Mister, volevo chiederle come stanno Ciancio, come ha visto Carriero, visto che lunedì l'abbiamo visto che si è tornato col gruppo. E poi è giusto che lei dice dobbiamo pensare una partita alla volta, il Bari è lontano, il finale dicembre. No, ma io faccio quello. Io faccio quello. Non è che lo dico per... No, ma è giusto. Volevo solo chiederle, al di là del Bari, anche se forse non le piace questa domanda, quali sono le altre squadre che vede? Perché insomma il Bari ha avuto questi due passi falsi, però Palermo, Turris, Avellino stanno tutte reggendo. Monopoli. Monopoli è un campionato più bello, no, rispetto a quello dell'anno scorso. Sicuramente più equilibrato, sicuramente tutti abbiamo le possibilità per poter fare un campionato importante, c'è un grande equilibrio, secondo me tutti possono battere tutti. Aumenta le attenzioni, secondo me questo, aumenta il fatto che non puoi sottovalutare nessuno perché poi ti ritrovi in mezzo a guai. Noi l'abbiamo fatto una volta con la nostra presunzione a Monterosi, abbiamo buscato. Siamo stati presuntuosi e giustamente abbiamo perso, e questo ci deve servire da lezione, perché le partite un sacco di volte, ce lo siamo sempre detti in questo anno e qualche mese che siamo insieme, la presunzione non paga, se non la puoi vincere e devi rischiare per vincerla, tanto vale che la pareggi e vincerai quella dopo, sennò poi ti viene solo fuori casini. Quanto riguarda Ciancio è reduce da un piccolo infortunio, non ha subito lesioni fortunatamente, presto tornerà a disposizione con noi. Carriero rientra al gruppo dopo un mese, avrà un po' di pazienza nel cercare i suoi spazi, si dovrà allenare bene. Se ci capita l'occasione, se c'è l'occasione per poterlo utilizzare, lo faremo senz'altro, ma ora come ora va in campo quegli ultimi che hanno dato una mano a questa squadra. Loro sono ragazzi, sia Ciancio che Carriero, che sono sempre stati importanti qua e continueranno a esserlo. Mister, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Riguardo al suo principio di meritocrazia, lo sta dimostrando, premia chi in settimana dà il meglio. Il caso di Matera, che ha risposto benissimo anche in partita, lì in mezzo c'è una bella e gradita abbondanza. E poi volevo chiederle, adesso sarebbe il momento per chiudere questo cerchio che si è aperto in positivo dopo la partita con il Monterosi Tuscia, anche di invocare, non perché ce ne sia bisogno, ma ancora di più la spinta dei tifosi, che possono essere importanti, perché tre vittorie di fila potrebbero veramente ridare un valore generale a tutto quello che è stato il girone di andata dell'Avellino. Ma noi non possiamo invocare nessuno, noi dobbiamo solo lavorare, fare bene quello che sappiamo fare, poi se loro sono contenti di noi torneranno allo stadio in numero maggiore. Noi non possiamo dire altre cose, noi abbiamo l'umiltà di provare a farli felici, a farli contenti, ma abbiamo l'umiltà e il lavoro, altri discorsi non ci competono, non siamo noi che ci dobbiamo giudicare, sono loro che se sono contenti di noi sicuramente torneranno poi a darci la mano. Tutto qui, noi ora dobbiamo solo stare zitti e lavorare. Sui centrocampisti le dicevo, insomma, Matera molto bene in queste prime sì, partite. Sì, ho capito, Matera, D'Angelo, Aloy, Carriero, ce ne sei, sono tutti bravi.
Quello che mi dispiace di più al limite è che ultimamente Mastalli ha giocato poco e niente, e Mastalli è uno di quelli forse più sacrificati in questo ruolo, al di là del fatto che può giocare anche un pochino più alto, però ci sono delle cose da sistemare, vediamo piano piano di utilizzare un po' tutti. Noi per strada non lasciamo nessuno, perlomeno cerchiamo di non farlo, poi dipende dall'intelligenza delle persone, dei ragazzi. È chiaro che giocano in due, stanno fuori in quattro, però poi noi abbiamo anche avuto la fortuna di lavorare su altre cose. Domenica a un certo punto siamo passati 3-5-2, 3-4-3, non è quello il problema. Il problema è che conta la squadra, conta l'equilibrio della squadra, conta che questa squadra qui vada sempre avanti e cerchi di fare il proprio meglio. Mi dispiace per chi rimane fuori un po' più a lungo, poi arriverà anche il suo turno, devono lavorare. Lavorare, parlare poco e pedalare molto, come si fa sempre tutti, insomma, penso. Mister, buongiorno. Lei, buongiorno. Al termine della gara contro il Messina ha detto due cose secondo me importanti. La prima è il gruppo ritrovato. No, lo dice spesso, glielo riconosco. La prima è l'unità del gruppo. La seconda è dobbiamo stare con i piedi per terra. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, ha già parlato, insomma, ha parlato anche di umiltà. Ho l'impressione che nelle sue dichiarazioni parli sempre e spesso del gruppo, che è stata la forza dello scorso anno e che non ha visto in questo inizio di stagione. Adesso però questo gruppo sembra ricompattato anche intorno a gesti come quello di Canutè, ad esempio. Ma Canutè, secondo me, ha fatto una cosa importante. Non credo che tutti farebbero, onestamente, perché va bene tutto e tornare indietro, però ha lasciato solo la moglie in un momento di lutto, gli è morta la madre, non è che gli è morto un amico che conosceva, ma non vedeva da... gli è morta la madre. Lui per essere presente a questa partita si è sobbarcato l'ira di Dio insieme a Alfonso, l'ira di Dio in macchina, in su e in giù, perciò... Io lo posso solo ringraziare perché non tutti l'avrebbero fatto. Per quanto riguarda il gruppo, io capisco che quest'anno è un gruppo diverso, è un gruppo con esigenze diverse, perché tutti si sentano titolari. L'anno scorso si sentivano titolari, però erano più disponibili anche verso gli altri. Quest'anno si fa un po' più fatica a essere disponibile verso gli altri. È una cosa che piano piano stanno cercando di sistemare. A Messina, secondo me, abbiamo visto un'unione di gruppo e mi è sembrato giusto sottolinearla, perché per me ho visto anche prima della partita, perché poi sono sempre i segnali che ti mandano, no? Che si erano stretti un pochino di più anche fra di loro. Io non credo che l'invidia... Io ho fatto il giocatore, è chiaro che se giocava uno davanti a me e faceva bene, sì, mi girava un po' le scatole, onestamente, dicevo, Madonna, mi tocca riaspettare un'altra volta, però non avevo l'invidia verso di lui, avevo il rispetto semmai, e io non credo che a volte l'invidia ci porti poi a fare considerazioni giuste, bisogna anche un attimino ragionare un po' di più, alla mia età si ragiona molto di più. Alla loro, se glielo va a spiegare, ti dicono, vabbè, a te parli bene, ma io non gioco mai, o gioco poco, o gioca sempre quello. Però io credo che in questo gruppo chi è entrato dentro, no, e ha fatto bene, a parte Sbraga, parliamoci chiaro, Sbraga ha fatto un'ottima partita, però il titolare qua dentro è Dossene, se l'è conquistato in un anno e mezzo, però ha conquistato... delle cose importanti anche Sbraga. Prima, onestamente, io facevo fatica a vederlo anche come un'alternativa. Lui ha lavorato tanto, si è messo a posto e ora è un'alternativa valida. Poi sta la persona, e non sto parlando di Sbraga, sto parlando ora in generale, a capire che se molli è peggio per te. Io c'ho 25 teste, non è facile farli andare tutti da una solita parte. Se qualcheduno molla, sarà peggio per lui. Io andrò avanti con quelli che so che mi daranno qualcosa.
tutto qui. E io spero di non perdere nessuno per strada, ma sta alla loro intelligenza, non a me. Io più di vedere e dimostrare che giocano un po' tutti, al di là del fatto che l'unico che non ha iniziato una gara qua dentro è Messina, perché non lo ritengo ancora pronto, e poi perché siamo quattro attaccanti là, perché Gagliano fa fatica a fare l'esterno, Plescia ha avuto problemi. Questo ragazzo onestamente è il più sacrificato di tutti, ma sta anche a lui. Se viene a campo e fa il 50-60% di quello che può fare, e non gioca mai. Sono problemi suoi, mi dispiace, perché glielo dici una volta, glielo dici due volte, poi io non ho molta pazienza nel dire le cose. Tutto qui. Buongiorno mister. Buongiorno. Siccome sono arrivato in ritardo, non so le domande che le hanno poste, penso che del Picerno ne avete parlato già molto. Sì. Le volevo chiedere un po' sui singoli. Cioè, quanto è contento lei, quanto può far bene al ragazzo e alla squadra D'Angelo in questa posizione? Diciamo, io lo vedo molto maturato nelle ultime partite. Certo, potrà fare qualche gol in meno nella posizione in cui sta, però vedo che il ragazzo praticamente sta maturando e può fare bene, soprattutto a lui e alla squadra. Poi le volevo chiedere, per quanto riguarda Rizzo, visto anche queste prestazioni un po' opache di Mikoski, se lei... pensa che questo ragazzo un po' disciplinato tecnicamente, un poco facendolo alzare un po' la testa dai piedi, diciamo così, può sostituire Mikoski? C'era tanti anni fa, io allenavo la Colliciana, sì. Era il primo anno, no? E ci fu un dirigente della Colliciana, mi disse una cosa più o meno simile, no? Di un giocatore, lasciamo perdere, sai, non collega la testa con i piedi, e disse che è scemo. C'ha tanta volontà, c'ha tanta corsa, però è indiscutibile che ha ancora un po' di difficoltà nei tempi, forse nelle, lei penso, saprà dire meglio di me. Sì, ho capito, io penso che i tempi e tante altre cose le trovi giocando, le trovi con l'esperienza, le trovi con le partite, non le trovi facendo solo gli allenamenti o l'11 contro 0 o balle varie, le trovi andando in difficoltà con gli avversari, facendo, crescendo soprattutto gara per gara e giorno per giorno. Poi sta al giocatore, che è Rizzo, capire quelli che sono i suoi pregi e i suoi limiti. Perché se... erano apprezzamenti. Sì, sì, no, 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 ma io infatti sto rispondendo. Volevo chiedere una domanda sempre per... Di D'Angelo? Di D'Angelo, sì. Sì, D'Angelo è, secondo me, un giocatore completo, non è che... noi dobbiamo fare una squadra, non è che devo fare la squadra per D'Angelo io devo fare la squadra per l'Avellino, per 25 giocatori che ho lì dentro, e tirare fuori il meglio di quello che posso. Noi abbiamo cambiato molto, inizialmente non avevamo certi giocatori, ci siamo adattati, poi ci siamo riadattati perché ne mancava altri, poi l'idea di base mia è sempre stata questa. E ora abbiamo la fortuna e dobbiamo avere la bravura di continuare a fare i risultati. Una domanda un po' più piccante, diciamo pizzicante, la volevo fare per quanto riguarda, siccome con questi con l'innesto di 5 giocatori, diciamo, durante la partita, cioè questo cambiare il volto della squadra, forse gli stessi Mignanelli, Mastalli e Pliscia erano stati presi proprio in considerazione che effettivamente noi avevamo dei cambi sempre pronti e qualitativamente buoni, per stare sempre con una certa, diciamo, una certa maniera in campo. Visto che questi giocatori, per motivi diversi, a mio sommesso parere, sono venuti un po' meno, pensa di riconsiderare il tutto in merito del mercato di gennaio, oppure niente, vanno benissimo per adesso? Ma noi abbiamo preso Mignanelli, Mastalli e Plescia per fare titolari o con le prime alternative. Non dipende da me, dipende dalle prestazioni. In questo momento Tito sta facendo buone prestazioni, gioca Tito. Se Mignanelli ora, quando rigiocherà, ha giocato e ha fatto un po' più fatica di Tito, ma non è che è fuori, o Mastalli, lo dicevo prima di Mastalli, dispiace per Mastalli, perché Mastalli è un giocatore forte, un giocatore, però giocando in una certa maniera può avere più problemi, si deve adattare un attimino. Plescia è un ragazzo che ha avuto un sacco di problemi qua e ancora forse non ne è tutto fuori, voi giustamente non lo sapete, però è un ragazzo di volontà
che alterna molto la buona prestazione a quella meno buona, forse anche per il problema che ha avuto e che forse c'ha ancora un pochino e che si deve eliminare. Tutto qui. Va bene? No, io... Ci sperava, insomma, che fosse finita. No, mister, volevo... Molto sintetico. Esperienza e condizione fisica, Maniero è stato davvero indomabile. A Messina ha lottato e uscito stremato, come l'ho visto questa settimana, e poi è stata anche la settimana del rientro in gruppo di Scognamiglio. Un calo di zuccheri. Insomma, si è buttato giù. È stato un calo di zuccheri improvviso. E allora, fatto ricco. Scognamiglio pure, il rientro in gruppo questa settimana, un altro calciatore che può dare grande esperienza al suo Avellino. Sì, no, Gennaro è fermo dall'inizio. Gennaro deve avere la pazienza e l'intelligenza di lavorare molto. Cercheremo di fare anche delle amichevoli per farlo giocare, se sarà possibile, perché in pratica ha saltato tutto dall'inizio fino adesso. È la prima settimana di lavoro che fa. Perciò dovremo aspettare abbastanza per vederlo al 100%, perché Gennaro con la massa che ha non può andare in campo e fare figuracce. Non conoscendo Gennaro non glielo permetto nemmeno io. Con quella massa che ha deve essere al massimo per poterci dare una mano. Tutto qui. Maniero, te l'ho detto prima, dipende da quello che mangia prima. Grazie mille. Ciao, arrivederci.